Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video. Questo qui sarà un video dedicato al Cosmo Prof, ovvero cosa porterò con me in fiera, sia per quanto riguarda l'abbigliamento che gli accessori, ma anche per quanto riguarda i prodotti di make-up. Allora inizio col farvi vedere gli outfit che ho deciso di fare per questo evento. Come vi ho detto già nel video dove insomma vi parlo della fiera del Cosmo Prof, eccetera, eccetera, ogni anno sembrava che stavo vestita bene, invece sembravo sempre una zampognara. Quindi, per evitare questo, ho deciso insomma di prepararmi degli outfit. Anche perché quest'anno, non so per chi non mi segue su Facebook, forse non lo sa, mi hanno mandato il pass proprio per blogger, VIP card press, e non posso insomma fare brutte figure. Comunque è molto importante per me, non mi è mai capitato, infatti ringrazio a tutte voi se ho avuto questa opportunità, è solo grazie a voi e che mi sostenete e che seguite insomma il mio canale. Allora vi faccio vedere l'outfit per quanto riguarda il viaggio, perché io comunque viaggio in pullman, quindi da Salerno fino a Bologna, diciamo, non è un viaggio comodissimo, quindi comunque ho deciso di fare un outfit comodo. Per prima cosa vi faccio vedere le scarpe, sono queste qui, mi porterò questi stivaletti perché mi trovo bene, sono molto comodi e sono classici stivaletti neri di pelle con le fibbiettine e le borchette che si possono abbinare dovunque. E poi vi faccio vedere il pantalone. Per il viaggio ho deciso di indossare questo modellino qui di Zara, che l'ho comprato anni fa, però penso che lo fanno ancora perché adesso vanno tantissimo questi con il cavallo basso. Io l'ho comprato quando ancora non lo portava nessuno. Ed è questo qui, il modello Baggy. Ed è, vedete, con il cavallo basso, di jeans semplice, insomma, largo con il cavallo basso e stretto sotto, molto molto semplice, molto sciallo, molto comodo e secondo me è perfetto per il viaggio perché comunque sto comoda. Poi da sopra ho deciso di metterci questa magliettina qui che ho comprato proprio per l'occasione. C'è ancora il cartellino. Ed è, l'ho presa in questo negozio a Salerno, per le ragazze di Salerno da Energy, sta a Torrione, le ragazze di Cava sul corso di Cava. Ed è questa magliettina qui, fatta, damascata con questi brillantini sul petto. È molto molto bella, è una vestibilità fantastica, perché, dietro è fatta di, jersey, come potete vedere. E davanti di questo tessuto tipo seta. Vedete? Quindi veste molto molto morbida, sfina moltissimo la figura, mi piace molto come veste e è molto carina, fa una bellissima figura e niente, la indosserò comunque per il mio primo giorno in fiera. Poi da sopra ho deciso di abbinarci questa giacca qui, che già vi ho mostrato quando insomma l'ho comprata ed è dell'OVS, ed è di cotone nera con questi inserti di pelle e porta insomma i bottoncini di pelle, molto carina, bella avvitata. E insomma fa un effetto tipo elegante, un look molto carino, particolare. E quindi ho deciso di abbinarci quella giacca lì. E ovviamente non posso andare insomma solo con un giacchettino di cotone, ci metterò sopra anche una giacchettina di pelle che ho dimenticato di prendervi, però sapete quelle giacchettine di pelle trapuntate nere che vanno tantissimo in questo periodo, me l'avete vista anche in qualche foto su Facebook, indosserò quella lì. E questo diciamo è il primo outfit per quanto riguarda il mio primo giorno in fiera. Vi faccio vedere gli accessori che ci voglio coordinare su e inizio col mostrarvi questo anello che vi ho fatto vedere già nel video di Semidress, l'ho preso lì e costa 99 centesimi, non costa un euro e qualcosa, costa 99 centesimi, quindi pochissimo. Vi linko giù al limite il video dove vi parlo di questi accessori, se vi possono interessare, se vi piacciono, io non ci guadagno assolutamente nulla, quindi è solo per, insomma, se possono piacere a voi, costano poco e non sono male, devo dire la verità.
E da sopra a quella magliettina che vi ho mostrato poco fa ci abbinerò questa collanina, perché comunque la maglia porta, diciamo, tutti i brillantini sul petto. Non posso, diciamo, azzardare molto con gli accessori, e metto questa qui che porta solo questi tre brillantini, giusto per avere questa collanina che comunque è molto molto carina. Ho provato e ci sta benissimo su, quindi sono contenta. Poi non lo so, ditemi voi cosa ne pensate. E questa qui, ma è un regalo di mia madre che mi ha preso quando è andata a Firenze ultimamente. È molto molto bella, però purtroppo non vi so dire il nome del negozio. È molto molto carina. E con l'anellino di Semidress, che è lo stesso colore della collana, secondo me stanno molto molto bene. E anche lo stile, diciamo, riprende moltissimo l'anellino di Semidress. Poi, per quanto riguarda la cena in albergo, ho deciso di mettere questo leggings nero molto molto semplice che vi ho mostrato già quando ho comprato, e porta praticamente, è nero di licra, tipo questi tessuti elasticizzati, e porta un fascione tipo di semilpelle con questa cernierina che si apre pure, però io non ci metto mai nulla dentro. E niente, mi porterò dietro questo qui, è stretto sotto, e da sopra ci vado ad abbinare questa magliettina che mi ha preso mia madre, ed è fatta tipo con le rose, come potete vedere, col nera e bianca, molto molto bello secondo me l'abbinamento nero e bianco. Ed è fatta tipo corta davanti, come potete vedere, e dietro porta questo velo nero, molto molto bella. Questo ovviamente non va con canottierine sotto, va senza nulla, anche se voglio vedere quanto è corta, perché non mi va che si vede, insomma, la cosa con il leggings, quindi penso di metterci una semplice canottina nera da sotto. Come direbbe Mia la ciocia, ciao Mo, l'adoro Mia. E niente, lo so che non mi guarderà perché sta il Grande Fratello, però mi manca, raga. Io non lo so, mi manca troppo. Mi manca vedere i suoi video tra le iscrizioni. Non lo so se vi capita anche questa cosa. Mi manca, cioè mi ammostreo. Quindi niente, in onore di Mia la ciocia. E quindi penso di abbinarci una canottina. Per drammatizzare, diciamo, questo look total black, ci vado ad abbinare questa collanina che vi ho mostrato nel video di Semidress e degli usati della settimana. Molto molto bella, mi fa impazzire. L'unica cosa che mi ha perso un brillantino, ma ci ho messo la Vinavil, raga, e mi sta mantenendo bene. Ma vi ripeto, l'unica pecca di Semidress è l'imballaggio che fa schifo. Però poi per i prezzi che ha, io vi straconsiglio quel sito, perché è uno tra i siti, perché ho avuto modo di collaborare anche con altri siti, poi vi mostrerò le cose che ho scelto. Però è il più economico, veramente il più economico, e tengono le stesse identiche cose questi siti cinesi. Quindi a questo punto andate a comprare da Semidress, io vi ripeto, non ci guadagno un cacchio, né provvigioni sopra i vostri acquisti, non ci guadagno niente, né mi pagano per dirvi questo. Lo dico solo perché ho notato che su Semidress i prezzi sono più bassi rispetto che a tutti gli altri siti. E niente, ci abbinerò questa collanina qui che mi piace per drammatizzare un po' questo look total black con l'anello che vi ho mostrato prima. Ed è sempre, insomma, quello lì preso dal sito di Semidress. Poi, per il giorno dopo, sono indecisa, dato che non mi voglio portare 50.000 vestiti, perché comunque, ragazzi, 2 giorni sto, sicuramente metterò questa collana, cioè, con questa camicia. Ci abbinerò sulla giacca, la camicia è molto semplice, da notare il mio pantalone del pigiama e la mia panza. Comunque, la camicia, come potete vedere, è molto semplice, la impreziosisco. La impreziosisce, mi è partito anche lo sputo. La impreziosisce la collana, che tra l'altro ho scoperto che tipo l'ha indossata Belen in una serata. Io me la so comprata perché mi piaceva, e la signorina mi ha detto che è la collana di Belen, così veramente va bene. E la collana l'ho pagata 17,90, però è stupenda, raga, è qualcosa di spettacolare, vedete?
è tutta sfumata con tutti questi colori bellissimi. Ci metterò sulla camicia di jeans che non lo so, mi fa molto, mi piace molto. Questo anello che mi vedete, che ho riscoperto, lo tenevo buttato dentro le mie cianfrusaglie che io posso mettermi a vendere in mezzo al mercato, tutte le cianfrusaglie che tengo e il mio Casio solito. La giacchettina nera che vi ho mostrato e sono indecisa se mettermi, dato che comunque devo riaffrontare il viaggio di ritorno e dopo un giorno in fiera, il pantalone di jeans o il leggings. Fatemi sapere voi co cosa ne pensate. Io sono tentata a rimettermi il pantalone di jeans perché è comodo. Cioè, sono sicura che non mi sto bene, tranquilla e niente. Chiaramente quel jeans è in amore e poi mi fa anche più secca, quindi è ottimo. Quindi fatemi sapere con un commentino, ci tengo tanto i vostri consigli. E niente, vi faccio vedere cosa mi porterò per quanto riguarda il make-up. Non vi recensirò nulla perché non c'è niente da recensire, cioè sono prodotti che già vi ho mostrato, a parte, anzi no, caricherò prima gli usati della settimana e poi questo video, quindi vi dirò anche due cosine su questi prodotti, quindi già sapete la mia. Vabbè, poso il passo perché sennò mi si insozza. E vi faccio vedere allora le due palette che mi porterò. Sicuramente per partire mi farò un trucco nude perché si può riprendere facilmente. A differenza di un trucco colorato che se si sbava o si scrosta non so come appararmelo, insomma. Quindi farò un trucco nude con la Naked 2, sempre lei mi porto. Ormai ha fatto l'abbonamento per ogni Cosmoprof, e il mio trucco nude consiste nell'applicare Buticol su tutta l'arcata sopraccigliare, su tutta la palpebra mobile Foxy e nella piega intensificato ben bene Tease. Questo è il mio trucco, riga di eyeliner e buonanotte suonatori. La matita a burro e niente, insomma, questo è il mio trucco nude e quindi la porterò con me perché comunque c'ha un bello specchio. E per diciamo riprendere il trucco il giorno dopo è importante, quindi la devo portare. Poi per il lunedì mi porto con me questa palettina di Collection Professional che vi ho mostrato già in vari video. È questa qui, bella, tutta colorata, tutti i colori matte. Perché ho intenzione di proporre questo trucco, perché ci sta bene con la camicetta di jeans, però leggermente più chiaro, perché comunque da giorno non posso fare che tipo sti trucchi pesanti da sera, che cioè, risulterebbe non ridicola, perché lì c'è di tutto, e tutte persone particolari, tutte persone strane, però non lo so, non mi sentirà a mio agio, quindi ho deciso di farlo, lo voglio fare leggermente più chiaro di questo. Non lo so, mi piace, penso che stia bene con questo abbinamento, voi che dite? Perché davvero sto in crisi su come truccarmi, cioè vorrei fare un trucco che mi valorizzi, però non sembrare ridicola perché comunque è mattina, quindi aiutatemi. Se secondo voi questo trucco può andare bene, fatemelo sapere. E questi due, insomma, prodotti qui come ombretti, aspettate, come ombretti mi porto anche lui. Che lo sto utilizzando, raga, tutti i giorni. Infatti lo avete visto pure negli usati. Ed è l'ombretto caramello della Bo Cosmetics, che è una marca bio, ma è troppo bello ed è quello che mi vedete qui sopra. E lo utilizzo nello sfumone perché rende carino ogni tipo di trucco. Mi piace un casino, è bellissimo e super scrivente. Poi, allora, per quanto riguarda il fondo, terra, cipre, eccetera, eccetera, vi faccio vedere cosa mi porto. Allora, come terra illuminante mi porto questi due prodotti della Bourjois perché il packaging, insomma, favorisce il viaggio, sono facilmente trasportabili e poi sono fantastici. Poi, come fondo, porterò con me questo qui della Maybelline, il 24 ore, perché già ho avuto modo di testarlo durante il periodo natalizio che facevo orario continuato al negozio, e quindi mi ha retto bene. Dato che non vado a fare la guerra, credo che comunque può andare bene anche per la fiera, lo porterò con me. Poi, come cipria da utilizzare il mio primo giorno in fiera, cioè la mattina appena arrivo, voglio tamponare su questo qui perché è un fondo compatto, quindi mi dà una maggiore copertura sicuramente di una cipria e diciamo mi riprende un pochettino il trucco che semmai mi ha abbandonato. Io spero di no, perché veramente utilizzerò un sacco di primer, eccetera, eccetera, e spero che mi regge.
Poi, come cipria per il lunedì, voglio portarmi questa di Bourjois perché l'adoro. È quella che odora di fiori ed è stupenda. Vi fa un effetto sul viso super, super setoso, molto, molto bello. Me la devo sniffare perché è un odore paradisiaco. Poi, allora, per quanto riguarda i correttori, me ne porto due. Uno coprente di Catrice che non, se non sia mai mi spunta qualche schifezza o non lo so, qualcosa, non voglio rischiare, mi porto lui, che è il Catrice Camouflage. E poi mi porto questo correttore portentoso della Maybelline, che è quello che ho su. E mi piace un casino perché illumina tanto ed è il Maybelline Fit Me, il 10, questo qui liquido. Troppo troppo bello, i pennelli ve li ho messi, raga, perché sennò sto video durava una vita. Come blush, non ci crederete, mi porterò solo questi due, questo come base e questo qui. Allora, come base mi porto questo qui della Yun che vi ho mostrato innumerevoli volte ed è quello lì cremoso color malva e lo voglio utilizzare come base per questo qui di Revlon che non scrive tantissimo sulla mia carnagione perché è una carnagione abbastanza scura e quindi non si vede ed è quello che ho su, cioè si vede un pochettino. Però non è. Cioè, ci ho dovuto fare un sacco di passate per farlo vedere. Ed è lo 020 Petal Color Stay Mineral Blush. Ed è questo qui di Revlon, che ha un colore molto particolare. L'ho preso perché non ce l'ho un colore di questo tipo. Sembra bianco, ma non lo è. È un rosa malva con pearlescenze pescate. Cioè, è fantastico sto blush. E l'unica pecca ce ne devo mettere un quintale su per farlo notare, però non importa. Comunque ha una bellissima resa sul viso e non sembra che mi sono fatta lo stucco. Poi, come primer e basi cremose mi porto, vado veloce per non ammorbarvi, questi tre long lasting di Kiko, il burro, il blu che è questo qui e il marrone che è questo qui, li ho utilizzati pure in questo trucco per insomma sbrigarmi un pochettino perché poi ho semplicemente tamponato queste basi cremose e il trucco è fatto, niente di eclatante. E un primer viso della Ingrid Cosmetics, lo porto con me, un primer mattificante, semplicemente per il packaging. Considero quello della Catrice migliore, però è più pratico questo qui, perché ha l'erogatore a pompetta. E il mio amato è Love Stage di Essence, lo adoro questo primer. Poi, per quanto riguarda le matite, vi faccio vedere quali matite mi porto. Allora, non mi voglio scordare niente. Questo ve l'ho mostrato tutti, mi mancano pochissimi prodotti, raga. Allora, mi porto come matite occhi. Allora, labbra mi porto il contorno perfetto della Wycon per i rossetti che andrò a mettere su. L'Emerald Green Wycon Long Lasting, che è anche quella che ho all'interno dell'occhio e la adoro. La Gold Leaf 14, sempre Long Lasting di Wycon perché so che ho vicino al condotto lacrimale perché so che mi dura e mi fa mi dà una bellissima resa. E per ultimo la matita burro di Yamamay Beauty che è la 16 e mi trovo divinamente con questa matita qui. Poi per le sopracciglia mi porto sempre. Allora, ho le sopracciglia, per la partenza me le faccio con il Paola P Brown FX, però la mattina dopo per fare presto utilizzo le liner di Wycon perché con no, il prodotto di Paola P c'è da perdere un pochettino di tempo per creare una sopracciglia perfetto. Mentre per le sopracciglia mi porto questi tre prodotti che già vi ho mostrato innumerevoli volte. E liner di Wycon, matita burro di Paola P per fare lo stencil e il correttore per ridisegnare e dare dimensioni alle sopracciglia. Poi per la partenza vi metterò questo qui, il Vichy Derma Blend che adoro, questo fondotinta. Se mi restano i soldi dal Cosmoprof me lo vado a comprare. Sembrate photoshoppate, raga, è qualcosa di spaziale questo fondo, è spettacolare. E quindi questo qui nella colorazione 25 Nude e lo utilizzerò per partire perché so che mi dura. Come liner mi porterò il Black Track di MAC, che vado sul sicuro. E come rossetti me ne porto tre.
Mi porto allora il 52 di Barry Emma, che come vi ho detto voglio stupire con questo trucco nude e questo rosa shocking spettacolare di Barry Emma matte. E il 68 di Debbie, il Moulin Rouge, che è il dupe del Ruby Woody Mac. E questo rossettino qui che mi dà tante tante soddisfazioni, ve l'ho già mostrato, ed è il Rouge Edition della Bourjois, ed è il 12, che è questo qui che ho sulle labbra, nonostante sia un rossetto sheer, vi lascia le labbra, cioè vi lascia le labbra colorate e dopo, quando insomma passa l'effetto sheer, vi lascia questo colore rosa sulle labbra molto molto bello, completamente matta. Ed è l'unico rossetto sheer che mi fa questo effetto e che mi dura così tanto, quindi lo adoro. E ragazzi, io penso di avervi detto tutto. Io vi mando un bacione forte, ci vediamo settimana prossima, non il lunedì con gli usati della settimana perché non credo, so in fiere, insomma, ve li caricherò nella settimana oppure li rimando alla settimana prossima perché mi preme di più farvi vedere cosa ho preso in fiera. Io vi mando un forte bacio, ci vediamo prestissimo con un nuovo video appena torno dalla fiera. Vi mando un bacione e alla prossima, ciao ragazze! Di farvi vedere i mascara perché sono una spastica. Comunque, mi porterò questi due di Essence, le Love Extreme e il Goulash Wild. Mi piace molto questa combo e niente, perdonatemi, ma sono una spastica, cioè io mi scordo le cose, non ce la posso mai fare. Io vi mando veramente adesso un forte bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!